Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Queste sono le principali novità in ambito Bitcoin e criptovalute per la giornata del 18 luglio 2018. Oggi, ragazzi, il report sarà abbastanza rapido perché non ci sono moltissime notizie, ma la notizia principale è veramente una bomba ed è il fatto che le criptovalute tutte e Bitcoin in particolare hanno ricominciato a crescere veramente fortissimo. Nelle ultime 24 ore, come vediamo qui su CoinMarketCap, abbiamo fatto quasi un più 10% sul solo Bitcoin e ovviamente tutto il mercato delle criptovalute se l'è inseguito, quindi sono tutte in verde. Per quanto riguarda le monete che hanno ottenuto il guadagno maggiore, TenX sicuramente ha fatto molto bene, ha superato il 22,37% incredibile di guadagno negli ultimi giorni, bene anche Power Ledger, Decentraland e tutte le altre. In particolare c'è un mare di verde per quanto riguarda le prime 100 con numeri veramente importanti. Per trovare un po' di rosso bisogna addirittura passare alla pagina successiva, quindi notizie molto buone. Dal punto di vista dell'analisi tecnica, vediamo che nelle ultime 2 giornate abbiamo avuto queste belle candele verdi molto consistenti, davvero inattese, anche per certi versi non ce le aspettavamo certo così presto, e già infatti vediamo che qui sopra il Wix sta cominciando ad oscillare, proprio perché il prezzo è cresciuto molto rapidamente e c'è già qualcuno probabilmente che sta iniziando a vendere per portare a casa qualche guadagno. Quindi non è da escludere che già da domani si possa assistere ad un breve rintracciamento. Speriamo che sia comunque temporaneo e che da lì si possa poi ripartire. Come vediamo, i prezzi sono abbondantemente sopra la media mobile dei 9 giorni, che punta verso l'alto, quindi il trend di breve periodo è sicuramente rialzista. Per quanto riguarda invece l'andamento orario, proviamo a spostarci. Ecco, il grosso del guadagno l'abbiamo avuto appunto nelle ultime ore da quando sto registrando, con queste due grosse candele, accompagnate anche, come vediamo qua sopra, da volumi importanti e quindi che sembrano appunto usciti un po' dal nulla. Questo potrebbe essere un segnale preoccupante che si tratti di attività istituzionale oppure di manipolazione del mercato, perché come vediamo abbiamo avuto prezzi molto bassi nei giorni scorsi, appunto i volumi molto bassi. Due candele così grosse nel giro di poche ore lasciano un pochino, insomma, potrebbero essere un segnale preoccupante. Però per il momento ci godiamo questo bel verde che abbiamo avuto nelle ultime ore. Speriamo comunque che in ogni caso, anche in caso di ritracciamento, come sicuramente si verificherà, la media mobile appunto sui 21 giorni faccia da supporto. In questo momento l'RSI ci rivela che siamo in una situazione abbondantemente di ipercomprato, quindi in questo momento, se ragazzi siete fuori dal giro, non è il caso, non mi sbilancerei almeno personalmente ad incrementare la posizione, proprio perché l'RSI ci rivela che nell'ultima ora siamo usciti abbondantemente da questa banda che è quella dello standard e siamo quindi in una situazione di ipercomprato che potrebbe segnalarci appunto una discesa dei prezzi imminente verso il basso. Per quanto riguarda invece, torniamo un attimo al giornaliero. L'RSI si sta spostando anche sul giornaliero verso la zona di ipercomprato, però punta ancora stabilmente verso l'alto, quindi in questo momento non c'è un immediato segnale diciamo, di incertezza o di pericolo. Ripeto, il segnale dal punto di vista dell'analisi tecnica più pericoloso che vedo è questa Wix, quindi questa diciamo, punta della candela che sta cominciando a crescere un pochino. Potrebbe essere un segnale che il mercato sta raggiungendo un pochino l'apice del breve. Vediamo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni. Ovviamente le prime pagine di Cointelegraph e di Coindesk sono appunto dominate dalla notizia del lancio dell'esplosione del prezzo di Bitcoin. Addirittura abbiamo sfondato appunto il muro dei 7.000 dollari ed è in particolare curioso notare che abbiamo superato i 600 euro per ogni Bitcoin in soli 30 minuti, quindi un aumento di prezzo veramente repentino. Questo secondo me è un segnale che ci sono degli investitori istituzionali dietro a questo aumento di prezzo. Speriamo che non sia semplicemente una bull trap, come si suol dire, e che il prezzo scenda rapidamente, lasciando chi è entrato da poco a tenere i cordoni della borsa. CoinDesk ci ricorda appunto che l'ultima volta che i prezzi sono stati così alti, quindi attorno alla fascia dei 7.004, era stato il 10 giugno, quindi oltre un mese fa.
in particolare la quotazione di mercato alla luce, la capitalizzazione totale del mercato criptovalute, alla luce della nuova esplosione di prezzo, ha superato i 287 miliardi di dollari, quindi un bel incremento. Come al solito, i ragazzi su Reddit di Bitcoin non hanno perso tempo e ci hanno riproposto un po' i vari meme o meme che vi dir si voglia in tutte le salse, in particolare con il Bitcoin in giostra che sale verso l'alto. Per quanto riguarda la ricerca, Buy Bitcoin è una delle cose che mi piace tenere d'occhio per quanto riguarda l'andamento. In questo momento sta puntando verso l'alto, ovviamente non sono ancora disponibili i dati degli ultimi giorni, però in questo momento non abbiamo ancora assistito una vera e propria impennata delle ricerche su Google. Per me è un segnale sempre molto importante, lo ricordo perché ci dà, come dire, il sentimento del grande mercato. Più gente cerca Buy Bitcoin, quindi come comprare Bitcoin, e potrebbe essere, anzi, è generalmente un'anticipazione di come stanno andando i prezzi. Se questo valore in particolare esploderà, se dovesse soprattutto in particolare modo superare questi picchi che abbiamo avuto, questi picchi relativi che abbiamo avuto attorno ad aprile e maggio, se dovesse superare, potrebbe segnalare veramente la ripresa dell'esplosione dei prezzi verso l'alto di Bitcoin. Quindi teniamo d'occhio questo indicatore. Guardavo anche i prezzi, gli argomenti correlati qua sotto, quindi Changely, in particolare l'exchange, ha avuto un aumento delle ricerche del 750% negli ultimi tempi, quindi sicuramente un aumento molto importante. Se siete interessati a comprare Bitcoin tramite Changely, vi ricordo che su turbola.it abbiamo la guida completa a tutte le operazioni. Venendo alle altre notizie, appunto, abbiamo detto Cointelegraph non c'è moltissimo per quanto riguarda le novità di oggi. La novità più importante è sicuramente il fatto che IBM sta entrando nel settore, sta continuando il proprio impegno nel settore della blockchain con una nuova moneta tipo Tether, probabilmente che sarà collegata direttamente, sarà uno stablecoin, quindi con un rapporto di 1 a 1 rispetto al dollaro, quindi una specie, un concorrente diretto di Tether. Vedremo appunto quando riusciranno a implementare e lanciare il progetto. Bene, come dicevamo, non ci sono altre grosse notizie, se non in generale notizie di adozione e di dichiarazioni importanti, positive su tutto il mercato, però l'andamento dei prezzi non rispecchia una notizia veramente bomba, come era successo ieri invece con l'ingresso di BlackRock, del fondo BlackRock. La notizia più importante è probabilmente l'apertura di questo nuovo exchange in Giappone, si chiama appunto VC Trade, ma è limitato ai soli residenti in Giappone. Una buona notizia per loro, ma per noi europei frega abbastanza poco. Per quanto riguarda invece l'adozione, segnalo questa notizia che il bravo Marco Caldara ci ha riportato sul gruppo Omise Go di Facebook. Se non siete iscritti, iscrivetevi perché Marco è sempre molto puntuale nel segnalarci le notizie che riguardano Omise Go. In particolare, ci segnala che da quando McDonald's Thai, quindi McDonald's, la filiale thailandese di McDonald's, ha adottato Omise Go come piattaforma per i pagamenti, cioè solo 6 mesi fa, hanno visto triplicare le transazioni in carta di credito. In particolare sono passati dai 5-6 mila dollari ad addirittura 18 mila dollari al mese transati tramite carta di credito. Quindi una buona notizia per il progetto Omise Go. Bene, da zanadinturbola.it è tutto. Ancora una volta vi chiedo di cliccare quel pollicione mi piace se il video è stato di vostro gradimento. Questo per me è sempre molto importante e mi aiuta moltissimo a fare altri nuovi video. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi cliccando sul pulsante rosso qua sotto e sulla campanellina di fianco, perché in particolare fra un paio d'ore uscirà un nuovo annuncio che riguarda tutta la community di turbola.it e gli appassionati di criptovalute e Bitcoin, una notizia della quale probabilmente vorrete essere messi a parte al più presto, quindi iscrivetevi per ricevere una notifica e cliccate anche sulla campanellina. Da zanadinturbola.it è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!